Ciao bambini, buon pomeriggio, spero stiate tutti bene. Vi ho preparato una sorpresina, vi faccio vedere. Guardate un po'. Vi ho preparato una pizza pazzerella. Dentro non ci voglio mettere il salame o il würstel o la salsiccia, no, no, ci voglio mettere degli ingredienti particolari. Allora ho pensato che ci voglio mettere un po' di parco, guardate. Con gli scivoli, le altalene, ci voglio mettere un fiorellino che si chiama Pratolina, ci voglio mettere un palazzo, poi ci voglio mettere anche una padella, ci voglio mettere una pinza, la voglio condire con un piffero e anche con una palma. Guardate un po', addirittura con un pesce cane. E in più ho pensato che anche se è caldo io ci voglio mettere lo stesso un pullover. E in più una bella pulce. E poi mancano altri ingredienti. Ho pensato che una manciata di P completerebbe la mia bella pizza pazzerella. Ecco qua. Io penso che così sia bella condita. Avete visto, bambini? Una pizza speciale. E anzi, mi è venuto in mente che la nostra amica Pulce la potete far salire sul treno con la nostra lettera P. Ecco qui una pizza piena di tutti gli ingredienti con la P. Mi raccomando, fate salire sul trenino insieme ai vostri amici animali anche la nostra Pulce. Allora, bambini. Io ho preparato questa pizza pazzerella e vi invito, se avete voglia, a farla magari col papà oppure con un altro parente. E vi dirò anche che ho molto piacere di fare queste cose con voi per tenervi compagnia. Allora ascoltate, se avete voglia, preparate una bella pizza pazzerella. Mi raccomando, fate salire la nostra amica Pulce e divertitevi tutti insieme. Con la nostra nuova amica lettera P. E ciao a tutti i bambini. Ciao, un grande bacio. Ciao bimbi, ciao a tutti, buongiorno, avete visto che di fuori è cominciata ad arrivare la primavera, siamo quasi arrivati all'estate, ci mettiamo le maniche corte, possiamo un po' uscire e forse ci possiamo anche salutare all'asilo, vediamo cosa decidono. Intanto oggi vi volevo far fare e proporre per tutti i bimbi come facevamo a scuola. Allora, la roba ha preso le forme. Le ho tagliate, il cerchio, il rettangolo, il quadrato e il triangolo. Ok? Allora, ne ho fatti tagliati diversi e ho fatto due collane, due file diverse. Triangolo quadrato, triangolo quadrato, triangolo quadrato, triangolo quadrato, triangolo quadrato. Oppure cerchio, rettangolo, cerchio, rettangolo, cerchio, rettangolo, cerchio. Voi potete farle anche più corte. Vi ricordate a scuola che quando facevamo i ritmi facevamo anche la musica? Per esempio, il cerchio diciamo che è un battito delle mani. Il rettangolo ne facciamo due. Proviamo a fare allora questo ritmo, eh? Seguite il mio dito. Benissimo. Un battito, due battiti, un battito, due battiti. Adesso lo facciamo. Io ho questa bacchetta così, voi quello che volete per suonare, come volete fare voi. Il triangolo facciamo che batte una volta. Il quadrato due volte. Ci siamo? Come facevo a scuola col tamburello. Partiamo? Allora, questo. Questo. Questo.
Avete visto che bello? Poi vi ricordate, ultima cosa, eh? Allora, ritagliate le figure geometriche. Tondo, rettangolo, quadrato, triangolo. Disponete le collane come volete voi. Poi, se vi volete divertire ancora di più, bimbi, come facciamo sempre a scuola nel salone, potete anche fare. Quando siete sul triangolo si fa battito così. Quando siamo sul quadrato, 1, 2. Importante che voi vi divertiate tanto, riconosciate le figure e fate una volta una cosa, una volta un'altra, un ritmo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vi saluto, vi abbraccio moltissimo e non vedo l'ora di vedervi. Ciao bambini! Ciao bimbi, come state? Allora siete andati a fare tanti giretti con la bicicletta insieme ai vostri genitori? Dai che forse la prossima settimana ci fanno andare al mare, speriamo. Allora oggi insieme a voi volevo cantare la canzoncina dei colori, ve la ricordate? Allora se ve la ricordate la cantiamo insieme, se invece non ve la ricordate potete ascoltare il video che sto facendo e poi la cantate insieme dopo, ok? Cominciamo? Pronti? 1, 2, 3. Rosso, rosso è il cane che salta nel fosso. Giallo, giallo è il gallo che va a cavallo. Blu, 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 la barca che va su e giù. Blu, 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 la barca che va su e giù. Arancio, arancio è il grosso cappello che lancio. Verde, verde, la palla nel bosco si perde. Viola, viola, peccato che è sola. Viola, viola, peccato che è sola. Marrone, marrone, il vestito del mago ciccione. Nera, nera, la nuvola quando viene sera. Bianco, bianco, il cigno un po' stanco. Bianco, bianco, il cigno un po' stanco. Grigio, grigio, le orecchie di topo gigio. Azzurro, azzurro, è il principe che mangia il burro. Rosa, rosa, il maialino riposa. Rosa, rosa, il maialino riposa. Shhh. Allora, vi è piaciuta? Ve la ricordavate? Mi sa che non cantavamo gli ultimi tre colori quando andavamo a scuola, almeno noi dell'aula gialla. Quindi adesso che l'avete imparata, potete cantarla anche con i colori, con gli ultimi tre colori. Ciao bimbi, alla prossima!